SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tragedia a Ravenna, un 39enne autotrasportatore viene trovato morto nell'autocisterna del mezzo da lui condotto. Da ore non si avevano sue notizie, a stroncarlo i gas letali. Ancora incidenti stradali a Rimini, questa volta essere travolte da un'auto mentre attraversavano sulle strisce due donne di 78 e 20 anni, nonna e nipote, grave l'anziana, meno la giovane. Nuova manifestazione per le maestre riminesi che protestano contro la privatizzazione degli asili nido. L'infanzia non si appalta, così in uno striscione contro il comune che invece tira dritto. Dati positivi per l'economia dell'Emilia-Romagna. Nei primi 9 mesi dell'anno il PIL cresce dell'1%, la nostra regione traina l'Italia insieme alla Lombardia e il contesto rimane però incerto. A Faenza abbiamo fatto il punto su come è andato il 2016 per il Museo Internazionale delle Ceramiche, un anno positivo con ottime prospettive per un 2017 ricco di iniziative. E per il calcio, sabato all'Orogel Stadium il Cesena ospita il Trapani. Giuseppe Panico vuole risollevare le sorti della squadra che naviga in zona retrocessione. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. E voi tutti, ancora una volta buonasera dalla redazione di Teleromagna. Apriamo purtroppo con la cronaca. Un 39enne di Potenza è stato trovato morto a Ravenna in una cisterna. Il suo telefono squillava vuoto da diverse ore. Potrebbero essere stati i gas mortali del mezzo che lui conduceva ad averlo stroncato. Vediamo. Il corpo esanime di un camionista di Potenza 39enne è stato ritrovato martedì pomeriggio all'interno di un'autocisterna parcheggiata nella zona industriale delle Bassette a Ravenna. Secondo quanto emerso, l'allarme è partito nel momento in cui ci si è accorti che il cellulare dell'uomo squillava a vuoto. Preoccupati per la sua sorte, gli addetti dell'azienda per cui lavorava hanno iniziato ad individuare la localizzazione del camion tramite il GPS. Da qui la macabra scoperta. I soccorritori del 118 e i vigili del fuoco hanno trovato il 39enne nell'autocisterna, privo di vita da diverse ore. Le ipotesi su quanto successo fanno pensare che si tratti di un incidente. Il camionista si sarebbe calato nella cisterna vuota del camion parcheggiato, molto probabilmente per eseguire mansioni di pulizia o riparazione. Qui l'uomo potrebbe aver respirato esalazioni mortali, gas però ancora da identificare visto che l'ultimo carico era non tossico. La cisterna in questione trasporta solitamente merci liquide varie e liquami di tipo biologico e non infiammabile. Non si esclude comunque l'ipotesi di un malore. Sul posto i carabinieri avvisati dalla ditta dell'uomo, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Un 55enne è stato rinviato a giudizio in quanto accusato di aver abusato di una bimba di 8 anni. Ecco la notizia che vediamo sul nostro portale tr24.it. La vicenda risale a qualche anno fa, quando l'uomo, amico di famiglia della vittima, e la piccola si trovavano in vacanza sul litorale ravennate. In diverse occasioni l'avrebbe palpeggiata e l'avrebbe molestata sessualmente. Dal mese di settembre del prossimo anno, davanti al Collegio Penale del Tribunale, dovrà rispondere di violenza sessuale continuata e aggravata dall'età della bambina. L'imputato ha sempre negato tutte le accuse mosse nei suoi confronti. Nonna e nipote investite ieri pomeriggio a Rimini da un SUV. Le due sono state scaraventate a diversi metri di distanza. La 78enne è gravissima in ospedale.
Incidente martedì pomeriggio a Rimini. Secondo quanto emerso, attorno alle 17.50 una 78enne e una 20enne, nonna e nipote, stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Tripoli, quando ad un certo punto sono state investite da un'auto, una Volvo V60, che procedeva in direzione mare. L'impatto col SUV è stato molto violento, le due malcapitate sono state letteralmente scaraventate a terra a diversi metri di distanza. Sul posto il 118 con due ambulanze e un'auto col medico a bordo. Le condizioni della nonna, 78enne, sono apparse fin da subito molto gravi. Questa infatti è stata portata all'ospedale di Rimini col codice rosso di massima gravità. La nipote, 20enne, invece ha riportato lesioni di media gravità ed è stata portata al medesimo nosocomio riminese. Per i rilievi e per gestire il traffico è intervenuta la polizia municipale. Stremata fisicamente e annientata psicologicamente, dovendo convivere per un lungo periodo con la paura di aver contratto l'HIV dal compagno sieropositivo che la picchiava e la teneva segregata in casa, è il dramma che ha dovuto affrontare per oltre un anno una donna sulla quarantina residente nel riminese. Oggi l'uomo in carcere dalla scorsa estate è stato condannato a 4 anni e 8 mesi al risarcimento di 30.000 euro all'interdizione dei pubblici uffici. I rapporti tra i due si erano incrinati alla fine del 2014 e da quel momento la donna ha iniziato a subire un'escalation di violenze. La donna ha scoperto per caso che il compagno era stato contagiato dall'HIV, avendo trovato in casa le pillole per tenere sotto controllo il virus. Lui non lo aveva mai confessato alla donna con la quale aveva rapporti non protetti. Ancora sciopero delle maestre di asilo nido nel riminese. Quest'ultime hanno preso parte assieme ai genitori dei bimbi e ai sindacati ad un corteo contro l'amministrazione comunale che vuole esternalizzare parte dei servizi educativi delle scuole e dei nidi di infanzia della città di Rimini. Vediamo le immagini. Giù le mani dalla scuola pubblica, l'infanzia non si appalta. Sono le parole scritte sugli striscioni che hanno sfilato nel centro storico di Rimini martedì mattina. Una protesta vera e propria, quella dei 150 partecipanti al corteo per cercare di far arretrare il comune. Quest'ultimo infatti ha attivato un bando per affidare all'esterno la gestione parziale degli asili. Si tratta del 40% per la precisione di nido e scuole per l'infanzia. Le maestre, così come i genitori e i rappresentanti sindacali, non ci stanno e per l'ennesima volta hanno ribadito il loro no a questa scelta dell'amministrazione comunale. Il corteo, partito dall'Arco d'Augusto e organizzato da CGL, CISL e UIL, ha visto la partecipazione delle maestre che per l'occasione hanno scioperato. I sindacati fanno sapere che ha aderito il 95% di queste. Asilo in mano ai privati? No grazie, questo è il succo del discorso. Intanto dall'assessore comunale alla scuola Morolli è arrivato un tiepido impegno a rivedere alcune situazioni come la precarietà e la gestione di due nidi da parte dell'ASP Valloni. Ed ora siamo a Cervia perché questa mattina è stato aperto lo svincolo tra la statale Adriatica e la 71 bis. I lavori all'incrocio con la creazione di un sottopasso sono terminati ed ora è agibile il nuovo accesso per chi proviene da Cesena e dalla 14 ed è diretto a Pinarella. L'opera ha permesso di eliminare un semaforo, vari passaggi a livello e renderà più scorrevole la viabilità specialmente nei mesi estivi. E parliamo ora di economia perché ci sono numeri positivi per la nostra regione. Gli ultimi dati raccontano di una crescita del PIL attorno all'1%. La locomotiva del paese, così molti definiscono la nostra regione, l'Emilia-Romagna, il cui prodotto interno lordo è cresciuto nei primi 9 mesi del 2016 dell'1%. Il dato, assieme a quello della Lombardia, è al vertice in Italia e pone il nostro territorio come uno di quelli a maggior valenza produttiva. Sia chiaro, l'economia del bel paese, come in tutta Europa, è asfittica e quindi non c'è da rallegrarsi più di tanto se siamo i migliori in un contesto non roseo. Analizzando le tabelle stilate da Union Camere Emilia-Romagna, l'export continua a tirare forte, attestandosi nell'anno a un più 3%. Il tasso di disoccupazione è attualmente al 7,1%, con quasi 2 milioni di persone occupate. Sul fronte produzione industriale l'aumento è stato dell'1,5%. Cala però il commercio, con timidi segnali positivi da artigianato e costruzioni. Nei dati Union Camere non manca il turismo, che vede crescere arrivi e presenze. Cala però il numero di imprese attive, attualmente sono 410.000, meno 0,5%. E per il 2017?
Secondo le previsioni di Prometeia, il PIL regionale dovrebbe crescere di un ulteriore 1% per salire dell'1,3% nel 2018. Chiaramente soddisfatto il presidente della regione, Stefano Bonazzini. L'Emilia-Romagna sta crescendo a ritmi superiori, pari a quelli di Francia e Germania, confermandosi una delle locomotive del paese. Bonazzini ha inoltre ricordato la legge sul reddito di solidarietà, approvata da poco, che prevede fino a 400 euro per i nuclei familiari più bisognosi. E sempre in tema di economia, Unieuro, la grande realtà commerciale della tecnologia, si quota in borsa. Per fare ciò, da SGM Distribuzione, il nome con cui da Forlì partì l'avventura della famiglia Silvestrini, la società si trasforma in SPA e assume la più nota denominazione Unieuro. Una rivoluzione che porta il figlio del fondatore, Giuseppe Silvestrini, a fare un passo indietro e affidare la presidenza al manager Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Il colosso conta 180 punti vendita e 4.000 dipendenti. Lo sbarco a Piazza Affari dovrebbe andare in porto entro la prima parte del 2017. E a margine della discussione per il bilancio di previsione 2017 della Regione Emilia-Romagna abbiamo sentito due pareri differenti. Da una parte la posizione del Partito Democratico e dall'altra quella della Lega Nord. Sentiamo. Noi proviamo a tenere assieme, sono certo che ci riusciremo, l'idea della crescita e dello sviluppo, e quindi con le risorse che destiniamo agli investimenti, ecco, finanziamenti dei fondi europei che aumentano, passano da 59 a 82 milioni di euro, alle politiche sociali di coesione, di tutela dei cittadini e delle famiglie che dopo un lungo periodo di crisi vivono ancora una situazione di difficoltà, con l'istituzione e il finanziamento del reddito di solidarietà, avendo l'idea che sono due facce della stessa medaglia e che la crescita deve porsi come primo obiettivo quello di tenere assieme ed evitare che qualcuno resti indietro, e credo questa sia una scelta che si affida ai valori e alla storia della nostra regione, guardando al futuro e pensando che nella globalizzazione l'equità e la coesione sociale restano dei valori fondamentali. Bilancio in continuità col passato, non ci sono proposte concrete per quanto riguarda la nostra economia regionale. Noi vorremmo che puntassimo di più su quello che sono gli sgravi fiscali per le imprese che creano nuovi posti di lavoro che vengono a investire nel nostro territorio. Questo per andare veramente ad arginare il problema della disoccupazione, non come viene fatto con questa iniziativa regionale del reddito di solidarietà, dove in realtà si vanno a premiare principalmente i furbetti e gli stranieri e ha un alto costo per la nostra società. Da parte nostra arriverà una proposta da attuare nel corso del 2017 per il 2018, ovvero ridurre la leva fiscale della nostra regione, che per quanto riguarda le tasse regionali, cosa che ci viene sempre fatto presente come non ci si mette mai mano, ma in realtà ci sono le margini e possibilità per poterla ridurre. Questa era la nostra proposta shock per il 2018. E sempre sul tema vediamo anche conto delle parole del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha ripercorso il lavoro fatto durante i primi due anni di mandato e si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad ora. Avevamo detto che la nostra ossessione era il lavoro, ha sottolineato il presidente, grazie al patto siglato con tutte le parti sociali, gli atenei, le associazioni e gli enti locali, abbiamo il 2% in meno di disoccupazione. Ha poi elencato i risultati raggiunti in tutti i settori, dal turismo alla digitalizzazione, dalla sanità alle infrastrutture. Prossima sfida a cui guardiamo, ha concluso, è quella della burocrazia, e nel 2017 istituiremo una cabina di regia per lo snellimento e la semplificazione, mantenendo sempre alta la guardia sulla legalità. L'USL Romagna in prima linea nei trapianti di cornea. Sono tantissimi gli interventi effettuati nel 2017 sui pazienti provenienti da tutta Italia. Sono 5.000 i trapianti di cornea che vengono effettuati ogni anno in Italia, con l'Emilia Romagna che ancora una volta si conferma tra le più virtuose del bel paese. Sono infatti 585 gli interventi eseguiti nel 2015 nelle strutture ospedaliere della nostra regione, di questi ben 200 in Romagna, con l'unità oculistica di Ravenna che si attesta come punto di riferimento all'avanguardia in questo tipo di procedura. Certo, quando si parla di un organo così importante e delicato come l'occhio umano, conviene sempre essere cauti, anche se, al contrario di quanto si crede, l'operazione alla cornea non è affatto così complessa. Nella maggior parte dei casi si tratta di un intervento di routine che negli ospedali pubblici della regione viene eseguito gratuitamente e ha un bassissimo rischio di complicazioni.
In Romagna applichiamo tutte le tecniche innovative di trapianto mini-invasive, rassicura il dottor Avoni, coordinatore del progetto Cornea, e stiamo indirizzandoci verso soluzioni ancora più conservative che mirano a correggere la patologia, conservano la parte sana dell'occhio. Va ovviamente ricordato che se non ci fossero donazioni non ci sarebbe nessun trapianto e gli Emiliano Romagnoli, anche in questo caso, si distinguono per generosità. Basti pensare che l'Italia è oggi al primo posto in Europa per numero di cornee donate e la nostra regione è ovviamente testa di serie di questa speciale classifica. Tempi di bilanci a Faenza per il Museo Internazionale delle Ceramiche, un 2016 positivo con importanti obiettivi per l'anno nuovo. Vediamo. Con la nuova mostra in Cina, dedicata ai 1.000 anni della ceramica italiana, ma soprattutto con il 1 milione di euro di finanziamento arrivato al museo dal governo, si chiude un 2016 di successo per il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, forse il più importante degli ultimi anni, con oltre 40.000 turisti che hanno visitato le diverse mostre ospitate nei grandi saloni dell'ente, a cui si aggiungono i visitatori della più grande edizione di argilla mai organizzata nella città della ceramica. E dopo un 2016 di importanti traguardi, il 2017 si presenta altrettanto ambizioso. È stato un anno molto intenso per il Museo Internazionale delle Ceramiche, un anno concluso nel migliore dei modi, con il 1 milione di euro dal governo italiano. Sì, è stato un anno molto impegnativo per tante attività e tante esposizioni che abbiamo portato avanti in Italia e all'estero. Abbiamo appena inaugurato la Mostra della Cina il 9 di dicembre con un grandissimo successo di pubblico e di visitatori e il 1 milione di euro, come abbiamo più volte sottolineato, servirà a portare avanti progetti importanti non solo per Faenza ma anche per il mondo della ceramica. Quindi non sarà destinato solo al territorio faentino, ma porterà avanti tutta una serie di progetti di eccellenza italiani, dedicati non solo, alla tradizione, ma soprattutto all'arte contemporanea e all'alto artigianato, che è una nostra vera eccellenza nazionale. Torniamo sul nostro portale tr24.it per una notizia che riguarda il Forum della Salute, manifestazione a tutela dei diritti e per il miglioramento della qualità della vita degli over 50 che si svolgerà a Rimini fino al 2020. Senior Italia Federanziani, che organizza il Forum, ha infatti firmato l'accordo con la società che gestisce la Fiera di Rimini per 5 edizioni, appunto dal 2016 al 2020. L'obiettivo è quello di sviluppare azioni e progetti comuni in grado di far crescere ulteriormente dimensione e qualità dell'evento per farlo diventare il luogo del confronto sociale, culturale, economico su temi e prospettive della terza età per medici, società medico-scientifiche, università, magistrati, avvocati, economisti, sanitari, istituzioni, esperti di politiche sanitarie, aziende del settore farmaceutico e dei grandi brand del mercato internazionale. Il Pala Congressi rimarrà la sede del forum con seminari, dibattiti e la grande area espositiva per aziende e associazioni, mentre i momenti di massima affluenza, che riuniranno quasi 8.000 partecipanti, si terranno nel quartiere fieristico. Ancora un altro servizio, non saremo ancora ai livelli del Nord Europa, ma anche in Emilia-Romagna gli ultimi anni hanno visto una vera e propria esplosione di piste ciclabili e aree interdette alle auto. Vediamo. Boom di piste ciclabili in Emilia-Romagna. Dal 2008 sono aumentate del 48,5%, considerando i comuni capoluogo di provincia. A testimonianza della volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre al contempo l'inquinamento dell'aria, si sono moltiplicate negli ultimi anni anche le zone interdette alle auto e le aree pedonali. A svettare in Romagna è Ravenna, con un aumento di oltre il 28% delle aree pedonali. Questo è quanto emerge da un'elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati Istat. Nel dettaglio, dal 2008 in regione le piste ciclabili sono passate da una lunghezza di 839 a 1.246 km, le aree pedonali da un'estensione di oltre 54 a oltre 60 ettari, più 11,8%. Infine, le zone a traffico limitato da 8,9 a 9,2 km² più 3,8%. Per quanto riguarda le piste ciclabili, il comune capoluogo di provincia che ha fatto registrare l'aumento maggiore è Ferrara, addirittura più 90,5%. Nel comparto delle aree pedonali la crescita maggiore è stata quella di Parma, seguita da Ravenna e Bologna. Nel comparto delle ZTL si segnala l'aumento registrato da Piacenza. I dati sono in linea con quelli nazionali. Negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo delle infrastrutture per favorire l'uso di mezzi di trasporto alternativi, tendenza confermata anche dall'aumento delle zone in cui i veicoli a motore non possono circolare.
Altre notizie adesso con le brevi di TR24.it. Cesena. Il sindaco Paolo Lucchi ha ringraziato Michele Pascarella, dirigente del commissariato di polizia di Cesena, per l'intervento eseguito nell'area di sosta dell'ospedale Bufalini contro il fenomeno dei venditori e parcheggiatori abusivi. Forlì. I carabinieri hanno deferito in stato di libertà due venditori di 36 e 51 anni per truffa e circonvenzione di incapace. I due agenti di commercio erano riusciti a conquistare la fiducia di un'anziana e le avevano fatto sottoscrivere alcuni contratti per l'acquisto di prodotti e attrezzature biomedicali per oltre 60.000 euro. Imola. Due albanesi di 18 e 19 anni senza fissa dimora sono stati fermati dai carabinieri per tentato furto aggravato in concorso. La coppia aveva tentato di allontanarsi dall'ipercop di un centro commerciale con un paio di scarpe ed un giubbotto rubato dagli scaffali per un valore di 208 euro. La linea adesso alla redazione sportiva stasera con Marco Rossi. Buonasera e bentornati con una nuova edizione del TG Sport. Il 19enne Giuseppe Panico ha rotto il ghiaccio in cadetteria e si sta mettendo in mostra nel Cesena di Camplone. Sabato potrebbe dare una grossa mano nello scontro salvezza contro il Trapani. Sicuramente non è stato facile comunque arrivare qui, ambientarsi già in un gruppo di persone grandi, ecco, per dire, certo, abituato in primavera. Certo, perché tu vieni direttamente, sei stato proiettato direttamente dalla primavera del Genoa. Certo, sì, dalla primavera del Genoa. E niente, è stato difficile, però ora mi sono ambientato bene con i ragazzi, con il gruppo, e nulla, mi trovo bene. Io quando sarò chiamato in causa darò sempre il massimo, poi vedremo come, se sarà... Come hai fatto ad Empoli, no? Come fatto sei entrato per dare il massimo, poi è venuto... Poi è venuto il gol, certo. Ma tu dove ti senti più forte? Perché ci sono alcuni siti che ti danno come punta centrale. Però va bene che adesso va di moda Mertens, no? Il finto 9, sì. Va di moda Mertens. Però fisicamente non sei una punta centrale. No. E quindi dove ti vedi meglio? Io mi vedo meglio sull'esterno, sia a destra che a sinistra, anche perché comunque punta centrale in questa categoria vado un po' in difficoltà perché ci sono difensori belli tosti. Il team Chip Mahindra ha ingaggiato per il 2017 Marco Bezzecchi. L'annuncio è arrivato ieri e il riminese prenderà parte al campionato mondiale di Moto3. Nel 2015 il pilota romagnolo ha debuttato a Losail al posto del concittadino Stefano Manzi. Poi, grazie ad una wild card, ha partecipato al round di casa del Mugello. Nella stagione scorsa, invece, è arrivato l'ingresso nella prestigiosa VR46 Academy ed ora il riminese potrà giocarsi numerose chance nella classe minore del Moto Mondiale. E passiamo ora al basket. L'Unieuro Forlì in Serie A2 non sta attraversando un buon periodo a causa dei risultati deficitari. Ieri sera però questo aspetto è stato messo da parte nella tradizionale festa natalizia a cui hanno preso parte giocatori, staff e sponsor. Una società nata da zero, due anni fa, nata da un discorso in un tavolino di un bar tra me, Gigi e Rossi, e che il primo anno di campionato vince la Serie B, beh, direi che è una grande soddisfazione. Abbiamo vinto la Coppa Italia, che è stata una grandissima altra soddisfazione, il primo trofeo della società pallacanestro 2.015, e adesso stiamo facendo il primo campionato di Serie A2. Speriamo di riuscire a concludere nel migliore dei modi, speriamo di riuscire a invertire anche il trend che in questo momento non è positivo, però siamo fiduciosi perché le basi sono solide. E il 2017? Ecco, il 2017 sarà sicuramente il frutto di quello che sarà il bilancio di fine anno. A fine anno tracceremo il bilancio, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, soprattutto cercheremo di porre rimedio perché chiaramente l'ambizione è quella di quest'anno e di salvarci. Io l'ho detto sì dal primo giorno, per me la salvezza era la cosa più importante per garantirci la 2 anche l'anno prossimo. Sicuramente l'anno prossimo vorremmo cercare di essere più ambiziosi. Si chiude qui questa edizione del TG Sport. Ricordo che tutte le nostre notizie sono visibili sul portale tr24.it oppure sul canale 192 Teleromagna Sport. Grazie per l'attenzione e buona serata.
Grazie al nostro Marco Rossi, adesso le previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi è iniziata con nuvolosità diffusa e qualche ultimo rovescio, questo a causa della perturbazione che nella giornata di martedì ha interessato la nostra regione e finalmente ha portato un po' di pioggia, ma neve solamente oltre 1400-1700 metri. La situazione è migliorata però nel corso del pomeriggio, infatti l'alta pressione tornerà gradualmente a interessare la nostra regione e la giornata di domani infatti vedrà cieli per lo più poco nuvolosi su tutto il nostro territorio, anche se non sarà da escludere il ritorno di qualche nebbia sulle pianure dell'Emilia centro-occidentale, soprattutto lungo il corso del fiume Po. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo nei valori minimi compresi tra meno 1 e più 5 gradi, i valori massimi saranno compresi tra più 7 e più 11 gradi. Ventilazione per lo più debole, con rinforzi sulla costa, il mare sarà poco mosso. Poi le giornate di venerdì, la vigilia di Natale e la giornata stessa di Natale vedranno l'alta pressione che porterà cieli per lo più sereni o poco nuvolosi in regione, ma attenzione al ritorno delle nebbie. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Abbiamo quasi concluso, rivediamo i fatti principali di questo telegiornale della sera. Tragedia a Ravenna, un 39enne autotrasportatore viene trovato morto nell'autocisterna del mezzo da lui condotto. Da ore non si avevano sue notizie, a stroncarlo i gas letali. Ancora incidenti stradali a Rimini, questa volta essere travolte da un'auto mentre attraversavano sulle strisce due donne di 78 e 20 anni, nonna e nipote, grave l'anziana, meno la giovane. Nuova manifestazione per le maestre riminesi che protestano contro la privatizzazione degli asili nido. L'infanzia non si appalta, così in uno striscione contro il comune che invece tira dritto. Dati positivi per l'economia dell'Emilia-Romagna. Nei primi 9 mesi dell'anno il PIL cresce dell'1%, la nostra regione traina l'Italia insieme alla Lombardia e il contesto rimane però incerto. A Faenza abbiamo fatto il punto su come è andato il 2016 per il Museo Internazionale delle Ceramiche, un anno positivo con ottime prospettive per un 2017 ricco di iniziative. E per il calcio, sabato all'Orogel Stadium il Cesena ospita il Trapani, Giuseppe Panico vuole risollevare le sorti della squadra che naviga in zona retrocessione. Questa sera su Teleromagna, canale 14, in prima serata, trasmetteremo la rubrica di agricoltura verde a nord-est. Su Teleromagna News, canale 74, alle 21.30, vita da mercato. Su Teleromagna Sport, canale 192, alle 21, bianco e nero d'autore. Su Teleromagna Mia, canale 193, alle ore 21, la notte folk. È tutto, abbiamo concluso. Grazie per averci seguito anche questa sera. L'informazione torna domani mattina a 7.15 con la rassegna stampa. Seguiteci sul web, su tr24.it, Facebook e Twitter. Ancora grazie per averci seguito. Allora, una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.